Lotta all'abusivismo nelle aree pubbliche, un incontro propositivo per regolamentare il settore del commercio ambulante in Irpinia. Da anni ognuno fa il bello e il cattivo tempo lungo le strade ad Ariano senza alcun rispetto delle regole. E non è bastata neppure l'attività delle forze dell'ordine, tra cui il reparto prevenzione crimine Campania, a scoraggiare i venditori abusivi. C'è bisogno di un'azione incisiva e continuativa da parte del comune. Il sindaco Enrico Franza, insieme al suo vice Laura Cervinaro, ha incontrato le associazioni di categoria. Il commento della CID di Avellino nelle parole del presidente Nicola Grasso. In un clima di fattiva collaborazione l'amministrazione si impegna a portare avanti questo regolamento che negli anni è stato un po' disatteso. Diciamo che c'è un problema di regole, quindi siccome quando nel 2011 appunto all'unanimità il Consiglio Comunale ha licenziato questo provvedimento, si pensava di poter dare una svolta al commercio cittadino, sia quello a posto fisso che quello su aree pubbliche. Purtroppo assistiamo a fenomeni di abusivismo che in questo periodo storico non ci possiamo permettere nessuno. Ci sono sul tavolo diverse opzioni, quindi ci siamo lasciati con il sindaco che avremo dei tavoli continui per affrontare di volta in volta le problematiche sul tappeto, dalla viabilità agli eventi estivi e quant'altro.